Sta per cominciare Inter-Juventus, non sarà una partita decisiva, ma certo conta molto. Lichtsteiner, Vidal, il rinvio di Kivu, Pirlo che prolunga di testa, il pallone arriva in zona Barzagli. In profondità il colpo di testa di Kivu, arriva Obi, Sneijder, Pazzini, la mette giù, fa girare proprio per Mauro Zárate, molto vicine alle due linee della Juventus. La Juve accorcia, adesso riconquista con Matri, prova ad andare via, Matri in mezzo a tre, c'è la chiusura di Lucio davanti a lui, quella veloce di Nagatomo che preferisce mettere in fallo laterale. Diciamo subito che la pronuncia esatta del giapponese è proprio Nagatomo, con due accenti. Il tocco di Vucinic, non trova Matri, trova Obi che è chiuso bene davanti alla difesa, prova a impostare proprio per Nagatomo. Se no ci si offende un interista doc, Fiorello, su questa cosa. Va bene, Nagatomo. La rimessa laterale è per la Juventus, Vidal, Lichtsteiner, Vidal, tunnel nei confronti di Cambiasso, 1-2, ancora Vidal, dentro il suggerimento, ha chiuso bene Lucio, in due erano andati a gettarsi sul suggerimento in verticale, c'era Matri che aveva provato l'inserimento centrale con buona scelta di tempo, chiuso Sneijder. Sempre aggressiva la Juventus, rimessa laterale per l'Inter. Accorcia sempre in avanti, gioca sempre palla a terra, trovando un uomo in più in mezzo al campo, deve dare sicuramente una mano a Cambiasso che non è partito molto bene oggi nel ruolo davanti alla difesa. Il tocco è per Zárate che fa girare per Sneijder, c'è apertura possibile per Maicon, dovrà essere lui a dare molta spinta da quella parte a destra dove troverà Chiellini e costringere Vucinic anche a fare la fase difensiva. Sneijder fa girare per Nagatomo, Obi, Nagatomo, fallo di Obi commesso da Pepe che non si è fermato in tempo, calcio di punizione. Vuole parlare subito con i giocatori Nicola Rizzoli. Eccolo il fallo di Pepe, netto, bella l'inquadratura regalataci dalla regia di Aurelia Storri. Kivu prova ad andare via, Kivu in mezzo a due, poi Cambiasso apre bene per Obi, questa volta non si è mossa perfettamente la difesa della Juve. Obi arriva al traversone sul secondo palo, Buffon non poteva intervenire, c'è Sanetti, chiede palla a Maicon, eccolo il destro, poi i Pazzini di tacco, Buffon. Sì, l'Inter ha riscatto qualcosa perché aveva lasciato solamente un centrale dietro, però la Juventus si è fatta sorprendere sulla fascia destra, difesa molto alta con Obi che l'ha attaccata molto bene alle spalle. Nagatomo, Cambiasso, anticipo di Pirlo, Cambiasso, Obi, Pirlo ancora con una mano, calcio di punizione per l'Inter. Si è aggiustato il pallone con il braccio sinistro Andrea Pirlo. Qui rivediamo il tiro di Maicon, il tacco di Pazzini, reattivo Buffon. Sì, insidioso sicuramente questo colpo di tacco da parte di Pazzini dentro l'area, difesa della Juventus molto bassa. Attenzione, Maicon ha già due volte molto libero, sarà servito puntualmente dai giocatori, dai propri compagni. È andato già a terra, quindi la spalla non dovrebbe dare problemi a Buffon, d'altronde si è giocato, deve essere così per forza. Calcio di punizione per Sneijder, quarto minuto 0-0. Palla verso Maicon che la tocca appena, poi Cambiasso sul fondo, prima palla gol dell'incontro, quarto minuto. Le palle inattive possono fare la differenza, qui l'ha sfruttata molto bene l'Inter con Maicon che arriva da dietro in corsa, c'è il contrasto aereo, la palla schizza dalle parti di Cambiasso che si coordina anche bene ma chiude troppo questa sua giocata. Qui la Juventus è stata fortunata perché l'Inter su questa palla inattiva si era trovato con l'uomo davanti al portiere. Vidal vuole la palla in verticale per Vucinic, lo ha chiuso bene Maicon, mette direttamente il pallone in fallo laterale. Diagonale profonda da parte di Maicon a chiudere su Vucinic. Vidal, Pirlo in controtempo, Pazzini si gira veloce, salta anche Chiellini, va ancora Pazzini, buon lavoro della punta dell'Inter, grandi applausi. Sanetti deve andare da solo, raddoppiato, prova ad accelerare il capitano e va via. Accelera ancora Sanetti, salta anche Chiellini, la mette in mezzo. Sul secondo palo arriva Obi, travolgente, Sanetti a destra. All'indietro per Sneijder, prova a giro, la palla passa perché si è abbassato Zárate che chiedeva palla invece bassa. Arriva Buffon,
qualche difficoltà per la Juventus nella gestione delle corsie esterne. Prima Obi, adesso Zanetti, qui salta tre uomini con grande facilità. Chiellini qui ha subito anche il tunnel. Dentro l'area di rigore pochi uomini, che c'era solamente Sarte. Palla in verticale per Madrid, che è molto veloce, chiamato fuori Castellazzi, che sostituisce naturalmente Giulio Cesar. Obi, Snyder cerca l'apertura ancora per Zanetti, ha di fronte a sé Zárate. Ecco il pallone per Zárate, uno contro uno di Zárate, vuole girarsi, rientra con il destro al traversone che è pericoloso, Pazzini non arriva. Sta giocando bene l'Inter, molto bene, qui ha sfruttato l'uno contro uno di Zárate, che si muove molto, parte a sinistra, duello con Lichtsteiner, ma va a destra, uno contro uno con Bonucci, saltato con grande facilità. Ancora Zanetti, traversone, Zárate si gira, vuole il sinistro, ha respinto Bonucci, prova a ripartire Kivu, Nagatomo all'indietro, Nagatomo ancora per Kivu, che deve chiamare fuori Castellazzi. Pirlo con comodo, ma non bene. Dopo Zanetti ancora cambiasso per Obi, che prova a tagliare dentro. Lichtsteiner è intervenuto, subentra sempre Pazzini, sbaglia il tocco, possibilità di contropiede per la Juve con Vidal, cambiasso in copertura, rimessa laterale per la Juve, bel ritmo, 7 minuti. Sì, merito dell'Inter che sta facendo la partita dopo un avvio dove la Juventus cercava di tenere in mano le redini del gioco. L'Inter molto bene. Da Pepe a Pirlo, Marchisio, Vucinic, dentro per Madri, posizione regolare, ma arriva prima Castellazzi, è una bella intuizione. Sì, perché è partito alle spalle di Lucio, è scivolato Maicon, non so se si è fatto male, si sta toccando adesso, vediamo, la posizione era regolare, è proprio Maicon che lo tiene in gioco, posizione nettamente regolare, pallone un pochino troppo lungo, Maicon sappiamo che non è al massimo della condizione, e lo chiedo per conferma da Massimiliano Nebuloni, che ha portato campo. Max, tra poco andremo da Massimiliano Nebuloni. Obi rimette in gioco, seguivamo Maicon, ancora Obi, 1-2, Obi chiuso, Pirlo, Matri, non riesce a ripartire la Juventus, che è molto corta ma poi fa un po' di fatica a alzarsi. Sì, qui no, ha chiuso il triangolo da questa parte, quando esci da questa situazione devi cambiare sicuramente gioco, dall'altra parte trovi sempre un uomo libero. L'apertura è per Pazzini, Bonucci lo trattiene un po', Pazzini non controlla, l'ultimo tocco è di Bonucci secondo l'arbitro, e c'è calcio d'angolo dunque per l'Inter. Sale Lucio con Cambiasso. L'Inter alterna bene il gioco sugli esterni, dando ampiezza al gioco, ma anche la profondità la può trovare sempre con queste giocate lunghe per trovare insomma il colpo di testa, il gioco di sponda di Pazzini, che lo sa fare molto bene. Maicon, Lucio, Cambiasso, i due punte in area di rigore. Secondo palo, arriva Lucio, la mette fuori, la mette, o almeno prova a metterla forte e tesa, guadagna un calcio d'angolo dalla parte opposta. 5 saltatori per l'Inter, Lucio che si stacca sempre sul secondo palo, qui non seguito, ha cercato di buttare dentro una palla tesa, ribattuta. È pronto a battere Maicon. Terzo colpo di testa tentato da Zárate, che però non riesce ad arrivare sul pallone. Sempre l'Inter però, che ha iniziato decisamente con buona intensità, sembra soddisfatto in panchina Ranieri. Kivu cambia tutto per Maicon, Chiellini in anticipo, non riesce a tenere il pallone in campo Vucinic, anzi sì, ce l'ha fatta. Marchisio, Pirlo, vedrete poi a sinistra Pepe, che ha fatto un taglio profondo non servito dai suoi uomini in verticale, è passato dalla parte opposta, a destra c'è solo Lichtsteiner, eccolo Pepe che però è fuori gioco, calcio di punizione per lui. Linea molto alta, ma la Juventus che gioca in casa e gioca fuori è un'altra Juventus, qui è poco mobile, tutti abbastanza fermi, vogliono il pallone sui piedi, nessuno che va a attaccare la profondità, lo spazio, e l'Inter riesce a tenere la linea alta molto bene. Da bordo campo Giovanni Guardalà, Giovanni. Sì, perché poco fa Conte ha detto a Pepe: fra 5 minuti scambiatevi tu e Vucinic, solo che Pepe ha pensato di andare subito, è andato immediatamente, Vucinic è rimasto là, insomma si è trovato con i due attaccanti a sinistra e quindi si è un po' arrabbiato per questo. Obi, Nagatomo che sovrappone a sinistra,
Obi vuole palla di ritorno, ma Nagatomo la tiene. Snyder, cross di Snyder, avevano attaccato tutti il primo palo. Sarade si arrabbia una seconda volta, vuole la palla addosso, non vuole i cross. Andiamo a sentire Max Nebuloni. Max, sì, l'unico rilievo fino a questo momento, va bene per Ranieri l'atteggiamento, l'impatto dell'Inter sulla partita, vuole Obi un pochino più interno per consentire poi a Nagatomo di spingere. L'altra è una curiosità: Orsato ha problemi di comunicazione con l'arbitro, ha chiesto di farsi sostituire il microfono perché lo sente ma non riesce a comunicare. Lichtsteiner, Vidal, Lichtsteiner, Pirlo, Vidal, molto aggressivi sui portatori di palla quelli dell'Inter. Cambiasso guadagna un buon pallone. Nagatomo, lo attacca Vidal, la chiusura di Lichtsteiner, la rimessa in gioco per Nick. Snyder, Obi, traversone per l'anticipo di Pazzini, arriva prima però Bonucci, slitta ma tiene l'equilibrio madre. Pepe uno contro uno su Cambiasso che lo ferma. Buon inizio di Cambiasso, anzi buona seconda parte di questi 10 minuti dopo un inizio difficile. Sì, difficile perché aveva preso anche un tunnel, adesso molto bravo a andare a chiudere, a fare una diagonale, perché Obi sta spingendo molto da questa fascia con Nagatomo, cercano di creare la superiorità numerica, deve stare sempre molto attento Pepe o lo stesso Vidal in chiusura. Chiellini alto, Marchisio, Matri, uomo a destra in movimento, lo vede Matri, ecco Lichtsteiner, deve scalare Nagatomo che è in ritardo lì. Lichtsteiner, traversone, basso, Matri, salvataggio, Mirko Vucinic, 1-0, terzo gol contro l'Inter per Vucinic, terzo a Milano. Come non si deve difendere, la difesa molto schiacciata, ha bastato un cambio di gioco per Lichtsteiner che ha avuto 50 metri di campo e per mettere dentro una palla facile facile, c'era già stato un anticipo fatto molto bene, bravissimo Castellazzi, e poi sulla ribattuta, qui vediamo come molto stretto sia la posizione di Nagatomo ma anche quella di Obi a stringere, lasciare questo spazio per il cambio di gioco. E qui guarda l'anticipo sul primo palo, fatto molto bene, e poi Vucinic non ha difficoltà a spingere dentro questa palla. Si era visto subito che aveva un chilometro Lichtsteiner per arrivare a crossare. Riesco a capire, non c'erano problemi centralmente, la difesa c'era Cambiasso davanti ai due difensori centrali, e invece la corsia esterna veramente lasciata troppo scoperta da parte degli uomini di Ranieri. E quindi Juve in vantaggio al 13° prova a reagire l'Inter. Obi la mette dentro, arriva Buffon, Pirlo, Vidal, a occhio che adesso parte il contropiede la Juventus. Madri tiene in gioco se stesso con un movimento a rientrare che gli permette di presentarsi in area di rigore, è fuori, quasi un match ball per Madri. Non deve perdere la testa l'Inter perché la Juventus adesso ha spazio e sa attaccare molto bene la profondità, e perché combinano molto bene i due giocatori davanti. Qui chiude troppo il sinistro, la linea difensiva dell'Inter veramente in difficoltà, non aiutata dai centrocampo in questo, non in questa occasione, ma qui era troppo stretta nell'occasione precedente. Abbiamo rivisto il gol dalla nostra Spider Cam, Sky Cam. Bonucci, il tocco di Vidal, in ritardo Pepe, Nagatomo gli prende il tempo, lo insegue Pepe, va in chiopertura Lichtsteiner, rimessa laterale per l'Inter. Cercato Pazzini in area di rigore, ha solo sfiorato. Da Pirlo l'apertura un po' difficile per Marchisio, ne approfitta Maicon. Si gira Maicon, gol 1-2, palla di ritorno di Sanetti, Maicon in area di rigore, ecco il traversone che arriva per Sarate, ha messo fuori Bonucci, insiste Cambiasso, palla per Snyder, buono il movimento di Snyder, non riesce a trovare il pallone per servirlo a Nagatomo, non c'è fallo, riparte la Juve, veloce, in contropiede, prova ad andare Vidal, arriva Vucinic, 3 contro 3, non recupera l'Inter, l'apertura è per Madri, tutto libero, 1 contro 1 di Madri, salta Lucio, Madri in area di rigore, Madri ancora, Castellazzi, come palla l'Inter dietro. Non rientrano, tanto Snyder sanguina dal labbro, nello scontro precedente si è fatto male, bravo Castellazzi qui in uscita, faccia in avanti su Matri che nel tentativo di dribblare si è allargato leggermente, si è fatto male con la pallonata Snyder precedente. Comunque si muove bene Matri perché si muove sempre con questo movimento a libro, viene incontro per poi ripartire alle spalle del difensore centrale, ma Icono Zanetti da quella parte devono stare più attenti.
battuto corto il calcio d'angolo per Vidal che si gira, la palla deviata, ancora calcio d'angolo. Ricordiamo come la Juventus sfrutta bene le palle da fermo, soprattutto i calci d'angolo battuti bassi, ha trovato sia il gol con la Fiorentina che anche con il Genoa. Occhio a Marchisio, è lui quell'uomo che sembra destinato a entrare all'ultimo momento, è quello fuori dall'area di rigore con le scarpe verdi. Calcio d'angolo per Chiellini, trova il pallone ma non la porta. Si salta molto bene in mezzo a Lucio e Maicon, riesce a trovare la palla ma non riesce a schiacciarla. Però sempre pericoloso Chiellini sui corner. Pronto il rinvio Castellazzi. Due parate fino adesso, una decisiva, quella in uscita su Matri, una solo per un attimo decisiva perché poi Vucinic ci ha ribadito in gol. Pirlo dà un pallone strano a Gigi Buffon che sembra tranquillo, lo controlla e lo rinvia per Chiellini, attaccato da Javier Zanetti. Viene incontro Pirlo, è lontano Sneijder, anche Cambiasso, allora ha servito Marchisio. Subito da aria alla manovra con Lichtsteiner, va in profondità Pepe, Lichtsteiner lo vede e lo serve. Ricomincia da Marchisio, Vidal, uomo libero a sinistra e Vucinic. Eccolo, uno contro uno su Javier Zanetti. Rientra, ripassa da Vidal, pensa al tiro. Lui ha coraggio, poi cerca l'apertura di nuovo per Lichtsteiner, troppo lunga stavolta. Lichtsteiner era anche indeciso se provare lo stop subito e andarla a inseguire, alla fine esce fallo laterale. È vero, ma questi continui insomma inserimenti dei giocatori esterni della Juventus, parlo dei difensori, Lichtsteiner da una parte e anche l'ampiezza che da Vucinic dall'altra costringe sia Zanetti che Obi ad abbassarsi molto, diventa quasi una linea da 6 e quindi in mezzo al campo c'è troppo spazio per poter giocare la palla da parte di quelli della Juventus. Il rinvio di Chiellini, un problema alla fasciatura, alla coscia destra per Sneijder, mi sa che è troppo stretta, la stanno tagliando, la stanno allargando. Kivu, ecco il lavoro sulla fasciatura, colpo di testa di Barzagli, poi Nagatomo per Pazzini, allarga ancora per Sarate, uno contro uno, Sarate punta al fondo, poi invece rientra per Pazzini che la piazza e trova Chiellini sulla sua strada, era una buona conclusione. Vucinic, esce altissimo Lucio con il tacco, con Vucinic che lo sta per saltare, poi riparte Ocabaio, chiuso, calcio di punizione per l'Inter. Lo chiamavano in Brasile Ocabaio all'inizio della carriera proprio per queste sue sgroppate. Bravo e fortunato prima su Vucinic perché è andato sull'intenzione ed è riuscito a portare via la palla, però ha rischiato parecchio. Fosse partito sarebbe arrivato quasi in porta da solo Vucinic. Sì. Su rilancio Obi preferisce la rimessa laterale, 18 minuti 1-0 per la Juventus, il gol di Vucinic, qui San Siro porta bene. Con l'Inter aveva già segnato due gol, uno qui a San Siro, uno invece a Roma. Proprio nel finale, Pirlo apre per Lichtsteiner. Pepe, Lichtsteiner, Pepe. Sbaglia il tocco Pepe, interviene Sarate, poi Sneijder di prima vuole Pazzini, troppo largo il pallone, si perde sul fondo. Qualche difficoltà ogni tanto per quanto riguarda la Juventus nella gestione della palla quando arriva sull'esterno, abbiamo visto prima un passaggio incomprensibile da parte di Pepe in orizzontale verso il centro del campo. Chiellini. Cerca l'apertura in profondità, non trova però nessun compagno, arriva Castellazzi senza problemi. Il rinvio di Castellazzi, ricordiamo che Castellazzi si è fatto male, uno brutto sconto, ha preso una ginocchiata in testa nel corso dell'estate, tant'è vero che l'Inter dovette richiamare Giulio Cesar per la Supercoppa, è appena tornato di fatto dalla Coppa America, anche se poi Castellazzi aveva recuperato ma rischiava un po' a rientrare subito in campo. Sul rilancio profondo il colpo di testa di Pepe, Pirlo, Vidal, chiuso ma solo per un attimo perché c'è Marchisio, Pirlo, Vucinic. Il secondo gol con la maglia della Juve per Vucinic. Marchisio arriva al traversone, deviato, Matri la gira ancora, stava per servire Pepe, ha chiuso Lucio, poi Cambiasso, sembra colpito nel morale l'Inter,
Vidal dentro per Lichtsteiner, arriva la copertura ancora di Cambiasso, non si è ripresa l'Inter dopo il gol. Il problema per l'Inter, i tre centrocampisti non ce la fanno a coprire tutto il campo e questi cambi di gioco danno fastidio. Io penso che Sneijder debba dare una mano o uno delle due punte scalare sull'esterno se vogliono contenere la Juventus. Se no i cambi di gioco danno fastidio. Sneijder si sacrifica poco, a turno una delle due punte deve scalare sulla linea dei tre centrocampisti o Sneijder inserirsi. Colpo di testa di Pepe, arriva Nagatomo, Barzagli, Obi, Obi ancora di forza, va via Obi, Chiellini lo ferma, Sneijder allarga ancora, Maicon, entra in area di rigore come un treno, Maicon, Buffon, rimessa dal fondo, l'ultimo tocco di Maicon, che dice di no. Buffon spiega a Maicon che forse è andata proprio così, dice non lo so, ha allargato le braccia, vediamo un po'. Forse era già fuori Maicon quando fuori. L'ha ritoccata. Da quell'immagine sembrava già fuori. Qui c'è stata una percussione palla al piede fatta molto bene da Obi, che ha energia, ha tagliato il campo e dall'altra parte Vucinic non lo segue Maicon quando parte. Si è creata un'occasione per l'Inter. Colpo di testa di Vucinic. Con le mani andrà l'Inter, proprio Maicon che sta rientrando adesso. Javier Zanetti. Parte Zárate, trattenuto, calcio di punizione, credo ci sia anche giallo. Infatti è così, giallo per Bonucci. Bonucci ha cercato l'anticipo, è partito troppo presto, palla in profondità. Quando devi marcare uno più veloce di te è meglio che prenda la palla in conto, ma non ti devi mai far attaccare sul profondo, che dopo non ci arrivi più, costretto a commettere fallo. È giusta l'ammonizione pesante per un difensore centrale. Gli era andato via Zárate, non c'era neanche Chiellini. Sarebbe stata una situazione di obiettivo pericolo. Pazzini, Zárate, Cambiasso, Maicon e adesso arriva Lucio. Addirittura di petto può stoppare Vucinic, che poi ripropone per Pirlo, di tacco ancora per Vucinic. Ha chiuso Sneijder che aveva capito tutto, poi rischia Sneijder, sta per perdere palla. Vucinic a dar fastidio a Kivu, forse c'era stato fallo di Sneijder che stava per perdere palla e ha attaccato Pepe, che manda a quel paese l'arbitro. Ha rischiato molto, sul primo controllo perde il palla, quindi però Vainand riesce a toccare, tocca Pepe ma tocca anche il pallone, quindi sembra giusta la decisione dell'arbitro. È pronto il rinvio Castellazzi. Colpo di testa di Barzagli, poi Cambiasso, Obi, Nagatomo a sinistra. Prova a crossare, è arrivata veloce la chiusura di Barzagli che sta giocando una strepitosa stagione. La rimessa laterale per l'Inter. Sempre molto attento anche in questa chiusura profonda da parte di Barzagli, attento di testa sulle palle lunghe, anche gioca a terra, non si è ancora fatto sorprendere. Rimessa laterale per Zárate, vuole la girata, la bicicletta, la cilena, chiamatela come vi pare. Non riesce a dare forza, anche perché è stato costretto a calciare con il destro. Eccolo qui. Non aveva completato il giro. Pirlo rischia al limite dell'area di rigore, perde palla alla fine. Sneijder dentro, Pazzini, ancora Zanetti, ribattuta la sua conclusione, rimessa laterale per l'Inter. Che rischi che si prende Pirlo, secondo me eccessivi al limite dell'area, avevi già dribblato un paio di volte, gioca la palla. L'Inter giustamente va ad aggredire la fonte di gioco della Juventus, non vuol mai sprecare un pallone, ma ha rischiato tantissimo. Giovanni, guarda là, Giovanni. Poco fa sottolineava l'energia di Obi ed è quello che continua a ripetere anche Conte, che spesso la Juventus va in difficoltà con l'accelerazione di Obi. Allora Vidal deve in fase difensiva spesso andare a disturbare Obi, Vidal che ha lo stesso passo del centrocampista dell'Inter. Lichtsteiner, Barzagli, Matri, Vidal, Pirlo ha sentito le sue spalle che arrivava Chiellini. Matri ha cercato l'anticipo, il pallone arriva a Pepe, Matri era scivolato, non può arrivare sul pallone. Chiellini di forza, però aiutandosi con un braccio, calcio di punizione. Ecco il fallo di mano di Chiellini. La caratteristica di quest'anno della Juventus, anche dei difensori, sempre ad accorciare in avanti, ad accompagnare l'azione, a non far ripartire mai l'avversario. Lichtsteiner di testa trova Obi, Pazzini sul ritorno di Vidal. Sneijder, Maicon, si
si è allargato il capitano Sanetti, chiede palla in profondità ancora Zárate, Sanetti prova a dargliela ma viene ribattuto il suo tentativo da Chiellini, rimessa laterale ancora per l'Inter, sempre Sanetti. Viene incontro Pazzini, la gira, Lucio fa gioco, Kivu, largo Nagatomo, Obi se n'è andato e invece Nagatomo pensava gli facesse da sponda. Buffon, alto il pressing dell'Inter, Lichtsteiner, Vidal passa davanti a Cambiasso, tocca ma favorisce Nagatomo. Poi però si fa attaccare da Pepe che gli porta via il pallone, Pepe dentro per Madre, posizione di fuori gioco. Appena appena se c'è. Madre si mette sempre alle spalle del difensore centrale della parte, dalla parte opposta, no? Per metterlo in difficoltà. Non c'era, infatti. La posizione è regolare. Sarebbe... Noi eravamo in linea e sembrava nettamente regolare la posizione. Sarebbe andato da solo verso la porta. Zárate rientra, Zárate il destro! Era buona l'idea di calciare sul primo palo. Lui insieme a Maicon sono i giocatori più pericolosi, guarda qui come riesce a sterzare, il campo è insidioso, i giocatori fanno fatica a stare in piedi e in queste sterzate se riesci a prenderti quel metro di vantaggio poi non lo prendi più, qui cerca di chiudere, stringere il tiro sul primo palo, non trova la porta. Massimiliano Nebuloni a bordo campo, Max. Adesso applaude Ranieri l'Inter, ma vorrebbe che due dei tre attaccanti nerazzurri andassero a tamponare, insomma fossero più reattivi nell'andare a togliere spazio a Pirlo quando viene in possesso di palla, perché altrimenti la Juve è sempre con un uomo, almeno con un uomo in più. Castellazzi. Colpo di testa di Lichtsteiner, poi quello di Cambiasso, di petto, Zárate, Sneijder su Maicon che è in movimento, prova a recuperare Chiellini ma in ritardo. Il traversone però è toccato proprio da Giorgio Chiellini che lo mette in calcio d'angolo. Parte sempre un attimo prima rispetto a Vucinic che non ce l'ha di rientrare subito, cerca di mantenere la posizione, costringe Chiellini che inizialmente parte stretto sulla linea ad uscire. Nessun uomo sul palo per la Juventus, il più vicino è Vucinic. Colpo di testa con grande scelta di tempo di Chiellini, Zárate. Anzi scusate, era Sanetti naturalmente per Sneijder che esce con una magia. Maicon destro! Maicon! 1-1, ma sul suo palo si fa fare gol Buffon. O c'è stata una deviazione perché si è fatto sorprendere con troppa facilità. L'Inter stava spingendo con grande continuità sempre su quella fascia destra, sempre con Maicon che è l'uomo in più di questa squadra, l'aveva fatto anche con il Chievo, aveva giocato una grande partita e qui lo sta confermando anche in questo inizio di gara, in questa prima mezz'ora, qui trova il gol sul primo palo. 28 minuti, 1-1 tra Inter e Juventus, ha pareggiato Maicon. Qui entra, eh sì, si è fatto segnare sul suo palo, poi si arrabbia Buffon. Non riesco a capire dov'è passata questa palla, ecco qui capiamo meglio. La fa passare leggera Bonucci. Deviazione, sì. Sul, con il parastinco. Sì, 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 c'è. C'è la deviazione, bravo Beppe, hai ragione. È per quello sì, che si è arrabbiato Buffon, forse che gli ha detto se vai, vai deciso. Pepe, taglio dentro, Pepe. Adesso può diventare veramente una grande partita. Fallo di Pepe, calcio di punizione per l'Inter. Juventus che conferma le mie perplessità una volta che va in vantaggio, poi nella gestione della partita, nel gestire i ritmi, nel cercare di andare a chiudere alcune volte, invece va sempre in difficoltà. E qui rivediamo ancora una volta la conclusione di Maicon. E lì hai visto la deviazione, sì, col parastinco. Appena percettibile, però decisiva, eh? Assolutamente. Pazzini, Cambiasso, Zárate. Quindi assolto Buffon, perché la palla gli è schizzata proprio dentro il palo suo dopo la deviazione. La rimessa laterale sarà per l'Inter che adesso spinge ma lo sta facendo con convinzione direi dall'inizio della gara. Zárate, Maicon, atterrato Maicon, calcio di punizione, Vucinic è un po' in difficoltà nel contenimento di Maicon. È costretto a fare il difensore, da quella parte potrebbe anche scalare Marchisio, andare in chiusura su Maicon, invece è sempre costretto Vucinic a rientrare, non ce la fa tenerlo. Calcio di punizione affidato a Sneijder, sempre Maicon
in area di rigore con i soliti Sarate, Pazzini, Cambiasso, Lusio. Cambiasso la sfiora appena, prolunga Lichtsteiner, non arriva Lusio, ci sarà comunque rimessa laterale per l'Inter. Juventus che difende a zona su queste situazioni, calci e punizioni da fermo laterali. Cercato Pazzini, prova a girarla, fermato da Barzagli, Pirlo. Vucinic cerca Marchisio di uscire, ancora si appoggia a Vucinic, sbaglia Vucinic sull'attacco di Cambiasso. Grandi passi avanti dell'Inter, soprattutto nel tenere la difesa alta e quindi favorire il pressing sui portatori di palla. Bella questa esultanza di Castellazzi. Vuole calore Marco. Bonucci, Pirlo, Chiellini. Fa fatica la Juve a uscire adesso. Vucinic. Ha avuto solo 5 minuti di sbandamento l'Inter subito dopo il gol della Juventus. Cambiasso. Recupera palla presso l'Inter. Maicon. Traversone per Pazzini. Traversa di Pazzini. Contropiede con Vidal. Prova a spezzare in due la difesa dell'Inter. Nagatomo che recupera. L'apertura è per Pepe. Riesce a tenere il pallone Pepe, uno contro uno sul giapponese, rientra sul sinistro, poi di destro dentro per Vidal che non ha un grande controllo, mette il pallone in fallo laterale, rimessa in gioco per l'Inter. Ma che traversa di Pazzini! E chi ha crossato? Sempre Maicon, sempre lui che arriva a crossare, a mettere queste palle velenose, a girare. Qui la marcatura è molto distante, Pazzini dà una frustata incredibile, sfortunato questa sua girata di testa. È una bella partita tra Inter e Juventus. Pazzini, che anche la Juve ogni volta che va in attacco poi si trova 3 contro 3 e crea pericolo. Pronto a battere Pirlo. Qui vediamo il fallo fischiato contro l'Inter. Credo forse perché si è aiutato un po' con le braccia, secondo l'arbitro Pazzini. Chiellini. Pirlo. Cambia tutto per Lichtsteiner. Vucinic aspetta il movimento di Marchisio che arriva. 1-2, palla di ritorno, Claudio Marchisio, 2-1 anche lui, seconda volta contro l'Inter, segnò un gol strepitoso, lo ricorderete, a Torino 2 anni fa. Anche questo è un bellissimo gol, fatto molto bene. Queste combinazioni strette con la difesa dell'Inter che rimane piatta, che non esce fuori e permette di entrare in possesso palla a Marchisio che chiede l'1-2. Guarda quanto spazio che ha per chiedere l'1-2 e poi calcia molto bene, che non era facile. La palla gli rimane leggermente dietro, non la colpisce forte ma la palla rientra, ha un giro a rientrare sul primo palo, non ci arriva Castellazzi. Tutto nasce sempre, Fabio, da questa giocata ad allargare su Lichtsteiner che ha sempre tempo per guardare e mettere questa palla centrale, ma troppo spazio a Marchisio. Centrocampisti decisivi della squadra di Conte. Pat dalla media distanza per Marchisio, per usare un termine golfistico che Vialli, grande giocatore, apprezzerà, grande giocatore di golf. Ne approfitto anche per mandare un saluto, un fortissimo abbraccio a Mario Canice. Pallone in area di rigore, traversone per Pazzini, arriva Buffon. In difficoltà le difese, tutte e due sono sempre sotto pressione, non riescono a tenere gli 1 contro 2 o delle combinazioni strette. Prova a salire ancora la Juve, si rialza Marchisio che era caduto, forse toccato da Lusio che poi lotta lì, porta via il pallone. È una grande partita questa. Obi, Sneijder cerca di recuperare Vucinic che ha invertito la posizione con Pepe, poi arriva Sanetti, 1 contro 1, allarga per Sarate, vediamo se vuole il sinistro. Va sul destro, lui ambidestro, cerca il traversone, deviato, ma quando la palla era già sul fondo, rimessa per la Juve. Posizionato perfettamente, il guardalinea stava seguendo proprio l'azione, però vedi con quanta intensità l'Inter riesce sempre a ribaltare l'azione, tanto qui vediamo l'occasione del gol. È un pat proprio, sì, l'ha messa proprio come si mette il pat. Molto bene, la tenuta bassa. Chiellini. Vidal, Pirlo, Lichtsteiner, decisivo fino adesso,
gli corre accanto Vucinic, verrà servito tra poco, eccolo. Adesso sì, si è invertito con Pepe. Pirlo cerca la profondità, era venuto incontro Matri, non era andato dentro Marchisio, che comunque applaude perché sa che il movimento poteva essere giusto. Questa è una giocata a memoria, una punta che viene incontro, l'altra deve toccare la profondità e palla giocata dietro di prima intenzione Pirlo. Si gira bene Zárate, punta all'area di rigore, uno contro uno, Zárate, chiuso, fallo di mano, calcio di punizione per la Juve. È andato a puntare Bonucci, che non voleva fare fallo, difatti l'ha accompagnato, non è entrato. Poi la palla carambola sulla mano di Zárate. Accigliato Ranieri, però non è che abbia giocato male l'Inter fino adesso. L'Inter mi è piaciuta, grandi disattenzioni dietro, quando viene attaccata va in difficoltà, quando fa la partita crea molti problemi. D'altronde se è una delle peggiori difese del campionato, un motivo ci sarà, no? Obi, Sneijder. Tunnel. Vucinic però, Pirlo. Chiellini nel traffico, Matri alza il campanile. È tranquillo Lucio, lo mette giù di petto, attaccato da Madri che gliela porta via. Nagatomo va subito profondo, troppo Buffon. Sì, non deve avere fretta l'Inter di andare ad attaccare la profondità, linea della Juventus sempre molto alta, deve sempre cercare il gioco, dare ampiezza, soprattutto abbiamo visto sulla fascia destra Zanetti, Maicon arrivano sempre in possesso palla. Vidal, Madri, Lichtsteiner. Vucinic vuole palla in profondità, eccola che arriva un po' lunga, Vucinic non riesce a chiuderla verso il centro, era buona l'idea, ha sbagliato Lichtsteiner proprio il numero dei giri del pallone. Quando c'è il cambio di gioco sul terzino destro, in questo caso Lichtsteiner, l'esterno da questa parte era Vucinic, si accentra per poi riattaccare la profondità con questi tagli profondi, qui servito bene, leggermente lungo. Colpo di petto di Barzagli, poi Obi, Sneijder mette fuori tempo Chiellini che tocca ugualmente, Marchisio per Matri, sempre Vucinic a largo. Matri in sovrapposizione, premiato il suo taglio, all'indietro ancora per Vucinic, a sostegno Lichtsteiner, si passa da Pirlo, alza la testa per il cambio gioco e cerca Chiellini che andrà da Pepe. Marchisio di prima per Vidal, gioca bene la Juve, sbaglia però Vidal, subentra Pirlo, vince il contrasto contro due Sneijder di pura potenza. Obi, Zárate attaccato irregolarmente da Chiellini, calcio di punizione per l'Inter. Si ha stretto molto Chiellini la propria posizione perché non voleva far giocare la palla a Zárate, perché poi poteva puntare la linea difensiva. Maicon cerca Pazzini di prima per il fuorigioco di Zárate non segnalato, si va da Buffon e noi andiamo da Max Nebuloni. Max, subito dopo il gol di Maicon è arrivato Lucio, subito dopo quello di Marchisio è arrivato Sneijder, entrambi hanno parlato con Ranieri, con la panchina, per comunicare che secondo loro c'è qualcosa che non va a livello di filtro in mezzo al campo. Da quel momento si sta scaldando Stankovic. Marchisio, Madri ha cercato l'apertura di prima, voleva Vucinic che vedete qui l'ha presa male, non si è alzato, probabilmente il pallone comunque era troppo debole. Sneijder, Bonucci, partito Vucinic, ecco il servizio di Bonucci per Vucinic, troppo lungo. Si arrabbia Vucinic perché non era difficile, chiede scusa a Bonucci con le mani nei capelli. Ragione, perché tanto lui non segue Nagatomo che si era già sganciato in avanti, quindi persa palla subito. Quando perdi palla la ripartenza è sempre giocare un giocatore davanti, ma devi essere preciso. La rimessa laterale per Obi. Attaccato Pazzini, c'è calcio di punizione. Lucio, Chiellini, Sneijder, Cambiasso, Sneijder, Obi, si allunga il pallone Obi ma riesce a crossarlo, liscio di Barzagli e di tutti, anche Maicon. Maicon fa la punta, tanto c'è Zanetti che lo copre. Colpo di testa di Chivu, quello di Lichtsteiner che ha spinto Obi, l'arbitro dice che si può proseguire. Vidal, Marchisio, parte Pepe, ha di fronte Maicon, rinuncia a puntarlo, passa invece centralmente in maniera proficua per Marchisio. Pirlo, a largo c'è Vucinic, suggerimento per Marchisio che è completamente libero, l'aggancio Marchisio, gira il pallone, chiede calcio di rigore ma dice rimessa dal fondo l'arbitro. Hai tirato? Forse gli ha detto hai tirato?
Non so, in diretta mi sembrava calcio di rigore, vediamo, qui cerca di alzare la palla, che rigore. Beh, rigore netto, netto, netto. Come difatti, fai a non dare questo la rigore? La sensazione era questa, che lui lo voleva saltare, infatti qui non tira in porta, poi viene... Questo è rigore, non puoi non dare questo rigore. Questo era rigore ed espulsione. Ma come fa a non darlo? Zanetti, a guardaline, Maicon. Zanetti, Maicon. Cambiasso. Dentro il pallone per Maicon che non riesce a controllare, c'è rimessa dal fondo. Qui rivediamo, salta il portiere che lo centra con le ginocchia. Assolutamente. Forse dei 5 che hanno dato all'Inter, questo era più netto. È vero. Ne hanno dati almeno 3 che erano 10 volte meno netti di questo, non c'erano proprio, no? Sono d'accordo, anche quello dell'altro giorno. Ma quello del Napoli, quello dell'Atalanta. Qui la partenza è straregolare di Marchisio, quindi neanche fuori gioco. Marchisio controlla, qui salta il portiere, la palla è ancora in gioco, al limite puoi non dare l'espulsione perché non è più in possesso di palla, esatto, allora bravo. Gli puoi dare il giallo, però rigore francamente. Chiellini passa in mezzo a due, Chiellini, Bonucci. Quello che non ha dato una specie di vantaggio, la cervellotica, per vedere se il pallone entrava in porta. Però poi può ritornare sul giudizio, perde ancora palla la Juve sulla tre quarti. Zárate, c'è Obi, pronto al sinistro, non lo tenta e perde l'occasione. Doveva avere coraggio. Nick Steiner. Doveva assolutamente calciare Obi, gli arrivava sul mancino la palla. Quando mai calci? Nick Steiner, Vidal, cerca Matri. Lucio e poi Zanetti, Sneijder, Kivu, cerca un pallone che passa, fallo di mano involontario di Bonucci, l'ha toccata a Barzagli, poi rimbalzata sul braccio di Bonucci. Bonucci in difficoltà perché prima ha perso una palla incredibile, ha sbagliato il primo controllo, ha permesso all'Inter appunto di provare quell'azione dove Obi non ha calciato. Qui mi sento di dire, insomma, la palla gli è schizzata addosso da un rimpallo. Pirlo, Lichtsteiner, c'è Vucinic, fa passare Matri, Pirlo, bella la finta di Vucinic. Pirlo cerca Lichtsteiner, colpo di testa, Matri in area di rigore, l'appoggia per Vucinic, entra Vucinic. Poi arriva ancora Lichtsteiner e anche lui non ha avuto coraggio. Grande occasione sprecata dalla Juve. Appena non c'è Cambiasso che dà veramente copertura, ma entrano dentro con troppa facilità. Combinano molto bene, qui arriva Lichtsteiner a chiudere sul primo palo, poteva mettere una palla dietro, poteva essere più pericolosa. Invece tenta la conclusione. Prima ha controllato e se l'è allargata un po' e poi quando doveva metterla dentro più. Colpo di testa di Pazzini. Prova Zárate, poi va Vucinic, arriva Kivu, Vidal, sta uscendo la Juve nel finale. Vucinic. Vidal, Vucinic ha subito fallo, calcio di punizione proprio davanti alla panchina di Conte. Finito a terra anche Vidal. La Juve è bella da vedere, Fabio, quando gioca a palla a terra, che con queste combinazioni strette, con queste verticalizzazioni, soprattutto che sono in vicino all'area, fanno finta di calciare e poi fanno queste imbucate dentro. Qui Vucinic viene bene. Toccato e poi accentua. Calcio di punizione per la Juventus. Già battuto. Lichtsteiner ancora a destra. Lichtsteiner va via di nuovo il traversone contenuto stavolta da Nagatomo. Sneijder. L'anticipo di Arturo Vidal. Bel primo tempo di Vidal. Poi ci prova con il destro. Palla sul fondo. Sì, gli rimbalza bene, tenta questo tiro di controbalzo, non trova la porta. Ecco il destro, Giovanni Guardalà, Giovanni. Sì, non si dà pace Conte per l'occasione di poco fa, il rigore non concesso sul Marchisio, prima continuava a urlare mamma mia, poi ha detto al quarto uomo Orsato che ci arrendiamo, poi quando è passato Nicolai ha detto ma come è fatta a non vederla, allora lì Orsato si è arrabbiato, intervenuto, ha detto se vuole ne parliamo a fine partita, non disturbi durante la partita. Marchisio, però qualcuno doveva aiutare l'arbitro. Pirlo, Chiellini, Pazzini, attaccato da Vidal, giallo.
brutto pallone perso da Chiellini, un cambio di gioco in orizzontale sbagliato completamente, ha permesso a Pazzini di andare a puntare l'uomo, qui poteva sicuramente andare via, questo è un brutto fallo, brutto da parte fallo. Di Vidal, giusto il giallo, ma ha rischiato molto secondo me, perché è un fallo plateale che mette a repentaglio la salute di Pazzini, che entra dritto sulla caviglia. Bravo Pazzini, perché ha conquistato palla, aveva fatto una diagonale per il tentativo di chiudere questo passaggio a dare ampiezza al gioco della Juventus e subito a ripartire. Lucio, colpo di testa di Barzagli, Sneijder ha toccato Pirlo, poi Sneijder di forza insieme a Cambiasso e l'arbitro ha fischiato la fine del primo tempo. No, ma c'era senza fallo. Recupero, probabilmente avrebbe fischiato il fallo. Avrei fischiato fallo, mi pare di aver letto questo fallo sul labiale. Di il fallo in gioco pericoloso di Cambiasso, credo. Per Cambiasso? Sì, di Cambiasso che stava per ridare palla a Sneijder. Squadre a prendere un tè caldo, finisce 2-1 per la Juventus, il primo tempo super sport. Bentornati in diretta, dentro Castagnos, fuori Zárate. Castagnos aveva già giocato a Novara, ha giocato uno scampolo col Chievo, era entrato prima di Milito, questo aveva creato anche così un po' di malumore tra il pubblico e anche il Milito, soprattutto il Milito. Io penso che possa mettersi col 4-4-1-1, rimane 4-1-2, però con Castagnos che aiuta su uno dei due esterni, così Obi può allargarsi e prende un po' meno iniziative sulla sua fascia sinistra difensiva l'Inter, così che dici? Vediamo, perché deve recuperare la partita. È vero che col 4-4-1-1 occupi meglio gli spazi e magari sulle giocate che abbiamo visto fare dalla Juventus, che nel primo tempo veramente quando attaccava metteva in difficoltà seria all'Inter, soprattutto sulla fascia sinistra dell'Inter con l'Steiner che arrivava sempre puntuale, però deve anche recuperare un risultato. Sono anch'io curioso di capire dove andrà a giocare Castagnos. Dicevi che sul rigore tu pensavi che Marchisio stesse facendo il pallonetto per poi andarla a riprendere, poi invece da quello che ha detto abbiamo capito che probabilmente aveva tirato in porta, perché l'arbitro gli ha detto tu hai già tirato e lui ha sentito e quindi evidentemente ha tirato. Diciamo che se la palla è ancora in gioco, quando il portiere entra sull'avversario e commette fallo è rigore, anche se la palla è nell'area avversaria e il portiere spinge uno in aria è rigore lo stesso, tanto per intenderci. Non è però cartellino rosso. Ecco, io mi ero affrettato a dire quello sbagliando, giustamente. No, perché Pazzini si era spossessato del pallone, non era in possesso di palla, Marchisio, non era in possesso di palla e quindi di conseguenza può non essere chiara occasione da gol. In genere quando il giocatore non è in possesso di palla, la chiara occasione da gol viene derubricata, per così dire, viene dato un giallo, come quando il portiere fa fallo vicino alla linea di fondo, tanto per intenderci. Per quanto riguarda l'Inter è sempre un 4-3-1-2 con Castagnos che parte da sinistra, che però si accentra quando sviluppa l'azione la squadra nerazzurra. Bisogna capire in fase di non possesso palla che posizione prenderà. Lucio, Pazzini, quindi tatticamente cambia poco a giudicare da questi primi istanti, più fisico con Castagnos. Non ha giocato malissimo, no, a me non è dispiaciuto, sicuramente ha creato anche qualche problema, è arrivato anche alla conclusione, però vedi Castagnos come già sì, a sinistra, sì, è già a sinistra ad aiutare da quella parte proprio dove la Juve ha faticato di più. Lascia scorrere Pirlo, poi si scontra anche con Pazzini, il pallone per Chiellini. Pepe, Maicon lo ferma, Cambiasso, Kivu, corridoio non trovato per la chiusura di Pirlo, sta giocando un po' lezioso Javier Zanetti, è uno degli ex, arrivò all'Inter molto giovane, doveva essere il nuovo Paccio, giocava infatti trequartista. Col traversone tentato per Castagnos da Obi e Castagnos ha perso il contatto col pallone, poi però lo ritrova di forza Sneijder per l'apertura, Obi tutti dentro a saltare, Pazzini a Bonucci, Maicon con una mano, Pepe si continua a giocare per il vantaggio, poi Pepe ferma tutti, allora si torna indietro, vantaggio non acquisito, calcio di punizione per l'Inter. Non ha rallentato la corsa, non ha rallentato la corsa, vedi qui arriva troppo veloce, poi proprio plateale, gioco va avanti, poi torna indietro l'arbitro. Calcio di punizione per Sneijder. Sempre Stankovic che si scalda nella mezz'ora del primo tempo. Punizione
c'era fuori gioco al momento della partenza del calcio di punizione, ovviamente, perché poi dopo il colpo di De Seghellini erano tutti in gioco. Linea molto alta, vediamo Lucio. Questa situazione, due in fuori gioco, sia Cambiasso che Lucio, ma soprattutto Lucio perché la palla arrivava lì. Sì, in realtà arrivava lì, cioè il calcio di punizione va considerato concesso prima che Chiellini tocchi il pallone di testa, diciamo così. Matri, perché altrimenti lo rimette in gioco. Maicon. Infatti Guardalini era salito subito. Chiellini con le mani. Marchise. Chiellini. Cambiasso. La tocca con la punta. La rimessa laterale per la Juventus. Ancora Chiellini con le mani. Marchisio scivola. San Siro ha sempre questo problema. Snyder. È andato Cassagnossi in profondità, colpito il quarto uomo Orsato. La rimessa laterale sarà per l'Inter. Conte vuole pressione di Marchisio su Maicon. Maicon ha cambiato tutto per Obi. Bello lo stop. Arriva Nagatomo. Obi lo serve sulla corsa con una freccia Nagatomo. Molto bella però la chiusura con la parte di Lichtsteiner, calcio d'angolo per l'Inter. Sfruttare per l'Inter i cambi di gioco come in questo caso e soprattutto in questo secondo tempo, visto che Pepe rimane sempre dalla parte di Maicon, la parte opposta con Nagatomo che arriva sempre in sovrapposizione. È pronto a battere Snyder. Vucinic, Pirlo. Controtempo, lancio verso Matri, ha chiuso Kivu, Snyder, Obi a sovrapporre a sinistra, il traversone deviato forse con le mani, poi la palla schizza via, c'è calcio d'angolo, un pasticcio della Juventus. Barzagli e Buffon dicono che nessuno dei due l'ha toccata. Vediamo, qui c'è il fallo con la, però tocca, era, con la mano. Tocca con il gomito, la palla in diretta, messa fuori da Matri, Kivu. Snyder sul secondo palo, Lucio si coordina ma non può far molto. Poteva fare di più su questa palla perché poteva al volo con l'interno piede rimetterla dentro, invece non va a colpirla molto bene. Non si vede bene se l'abbia toccata Snyder o Barzagli. C'è Castagnosso. Castagnosso o Barzagli forse. Sembra il piede forse di Castagnosco, i tacchetti, però difficile forse, insomma, vorrei, forse sì, sì. Barzagli, Vidal, Obi, anticipato Castagnosco. Vucinic prova a tenere il pallone in campo, lo ha toccato Nagatomo con la spalla secondo l'arbitro, comunque in maniera involontaria si è di mano. Pirlo, Marchisio. Pirlo, Marchisio lascia scorrere Chiellini. Marchisio, Vucinic, Vidal, Pirlo, Lichtsteiner. La versione deviata da Nagatomo, c'è ancora rimessa laterale per la Juve che sempre lì da destra prova a far male. Vidal, traversone sul secondo palo, Pepe guarda il pallone attraversare l'area di rigore, non può intervenire, troppo alto, rimessa per Maicon. Però diversamente adesso in questo secondo tempo, Lichtsteiner arriva sempre ad accompagnare l'azione, ma Castagnossi recupera, quindi non è presa mai di infilata, c'è sempre tempo della chiusura. Probabilmente aveva chiesto quel lavoro lì anche a Zárate e Ranieri, per questo l'ha cambiato, perché non l'ha fatto. Non ha le caratteristiche anche di rientrare così profondo, eh. Lo può fare perché l'anno scorso con Rea, quando Rea proponeva, sì, il 4-2-3-1, lui doveva giocare esterno, doveva rientrare. A tratti nel corso della stagione l'ha fatto. Castellazzi, Chiellini mette le mani addosso a Pazzini, c'è calcio di punizione per l'Inter. 7 minuti di gioco, 2-1 per la Juventus a Milano contro l'Inter. Del Piero in panchina. Sanetti, Maicon, chiuso Maicon, un gioco pericoloso però il suo intervento su Marchisio, calcio di punizione, allontana leggermente il pallone Snyder, calcio di punizione già battuto con Marchisio che apre per Pepe, si fa prendere il tempo da Lucio.
Ocabaio, Pazzini, Vidal, Buffon, Chiellini, attaccato da Cambiasso, Pirlo, Chiellini, Bonucci, viene incontro Pepe, contenuto da Maicon che gli dà una grande pressione, si gira Pepe di forza, Maicon commette fallo, calcio di punizione. Non spreca mai un pallone la Juventus, vuole sempre ripartire dalla linea difensiva, anche quando scaricano dietro la palla sul portiere. Buffon non rinvia mai lungo, ma si appoggia sempre sui difensori che si allargano bene. Non è convinto Maicon del fischio del direttore di gara. Ecco Milito, ancora non si è alzato. Vidal, Barzagli cerca la profondità, Vucinic con Nagatomo davanti a lui. Vucinic gli ripassa davanti, aspetta che arrivi Lichtsteiner, sfrutta il movimento per tagliare verso il centro, poi dentro il pallone per Matre, era una buona idea. Nagatomo ha chiuso bene seguendolo. Chiellini e Pazzini, il braccio di Chiellini, calcio di punizione e giallo per Chiellini. Voleva lasciare scorrere questa palla perché l'ha vista che era troppo lunga. Non so, vediamo cosa ha visto l'arbitro, si è allargato il braccio. Si tiene la faccia, vediamo. No, il braccio è aperto, sì. Lo struscia con la maglietta. Sì. E anche il gomito un po'. Comunque giallo. Giusto. Calcio di punizione giallo. Obi. Snyder. Castagnos di prima, non era male l'idea. Barzagli e Chiellini. Adesso l'Inter sta cercando di alzare il ritmo, la Juve un po' chiusa all'indietro, prova a dare fastidio Matri, arriva Pepe che è l'ultimo a toccare, la rimessa in gioco è per l'Inter. Zanetti lascia perché c'è Maicon già pronto con il pallone, segue teso, ma mi sembra abbastanza tranquillo di come stia giocando la sua squadra Ranieri. Nagatomo non riesce a passare sull'opposizione ottima, poi Vidal però sbaglia il tocco centrale. Zárate, Maicon, fallo di Pepe, non è ammonito ancora Pepe, adesso lo sarà, quarto ammonito della Juventus. Sta soffrendo molto la Juventus perché insomma tanti ammoniti qui ancora una volta. Pepe non rallenta mai la corsa, si fa sempre prendere in velocità, è l'attaccante, lì devi rallentare, temporeggiare, non puoi andare sempre a 200 all'ora. Questo è un fallo d'ammonizione nonostante le proteste di Conte, ma non so se ce l'avesse con l'arbitro stavolta, con Pepe probabilmente non si ferma. Calcio di punizione per Snyder. Castagnos anche a saltare in area di rigore con Pazzini, Lucio, Cambiasso e Maicon, poi Obi, Nagatomo e Kivu fuori. Calcio di punizione verso Lucio, messo fuori Pazzini, ha ribattuto Bonucci. Zanetti all'indietro per Castellazzi, prova a far salire la linea la Juventus. Javier Zanetti, Cristian Kivu, batte profondo a cercare ancora Pazzini, cerca di metterla giù, cerca di controllarla, non ce la fa, poi Bonucci, Kivu di testa, di prima Marchisio, Zanetti ha salvato, stava andando Pepe verso la porta, Marchisio vuole Matri, Matri vuole Vucinic, Vucinic con Nagatomo che prova a recuperare, rientra il Montenegrino. Ancora Vucinic che rientra, si appoggia a Pirlo, controlla, pensa al tiro, palla sul sinistro, eccolo a sinistro, facile per Castellazzi. L'ha provato, è arrivato a rimorchio, si è spostato la palla sul sinistro, l'ha tenuta anche bassa, ma attento Castellazzi. Chiellini con il petto, non vuole rischiare, va da Buffon, attaccato da Pazzini, Buffon sull'attacco di Pazzini, preferisce allargare per Lichtsteiner, ma non la butta via. Non la butta, vuole sempre giocarla. Lichtsteiner invece sì, la butta un po' via. Vidal non può arrivare su questo pallone che è di Nagatomo. Ma doveva aiutare qui un movimento ad allargare di Vucinic, invece stanco, stava retrocedendo e non si è proposto per il passaggio. Kivu passa davanti Barzagli, Snyder tiene di fisico, Barzagli commette fallo, calcio di punizione per l'Inter. Ecco l'ultima sbracciata per Barzagli, quella decisiva per far fischiare il direttore di gara, Lucio. In profondità sbaglia il pallone Lucio, lo sbaglia anche Chiellini, ma Marchisio con una magia per Matri, Marchisio è andato dentro in mezzo, Matri non ha spazio per cercare di crossare.
poi cerca di dar fastidio a Lucio che l'ha fermato benissimo. Marchisio si era liberato in mezzo, Matri non ha avuto proprio il tempo per aprire il gioco su di lui. Non è riuscito, l'aveva visto, voleva servirlo, ma la palla rimbalzava sempre molto alta nella gestione del pallone, non è stato bravo, ha permesso a Lucio di recuperare. Prova ad andare Castagnos, la chiusura da quella parte di Barzagli, la rimessa laterale, di Bonucci, la rimessa laterale sarà per l'Inter, l'ha già effettuata, c'è Snyder per Pazzini. Pazzini vuole girarsi anche lui, poi allarga per Maicon, va in copertura Pepe, arriva al traversone di Maicon, secondo palo Nagatomo, poi Snyder, si libera Snyder, ancora una ribattuta e questa volta è Lichtsteiner ad opporsi con il corpo, fanno muro quelli della Juve. Prova a partire, riesce a farlo Vucinic, Chivu accorcia ma non può attaccarlo subito, va via uno contro uno Vucinic, fallo di Chivu, giallo anche per lui. Juventus che in questo secondo tempo fa fatica a ripartire, anche gli attaccanti sono sempre anticipati, l'Inter sta veramente facendo un grande sforzo, accorciando sempre in avanti. Qui il tiro era buono ad incrociare sul secondo palo. Eh sì. Anche un po' con fortuna, no? Perché è nato con l'altra gamba e l'ha ribattuto su quell'altra per quanto riguarda Lichtsteiner. E qui è molto bravo Vucinic, prima a saltare Cambiasso e poi Chivu. Vanno a saltare solo Matri e Pepe. Adesso arriva Chiellini e adesso arriva anche Vucinic. Adesso arriva anche Bonucci, arrivano tutti. Vediamo cosa si inventa la Juve che ogni volta ci regala qualcosa di nuovo. Batte Pirlo. Fa indietreggiare Snyder, anzi Castagnosi, il direttore di gara. Il calcio di punizione. Mucchio Vucinic! Si è salvato Castellazzi. Vucinic da due metri. E come nel primo tempo l'Inter, la palla era carambolata su Cambiasso, in cui invece rimane a Vucinic. La palla gli rimane sotto, anticipa il tiro, ma non trova la porta. Sempre difficoltà per trovare il gol Vucinic, anche se oggi l'ha fatto. Primo palo deviato, il tiro per il tentativo di Barzagli al volo, è stato Cambiasso a deviargli il pallone in fallo laterale. E con le mani andrà Chiellini. Bonucci. L'apertura è per Arturo Vidal, non può tenerla in campo Vidal, rimessa in gioco per l'Inter che prova ancora a spingere. 15 sul cronometro, 2-1 per la Juventus nel secondo tempo. Palla centrale per Snyder, scivola Snyder, allora Chiellini lo recupera, gli mette il pallone in fallo laterale. Si sta scaldando e Estigarribia per la Juventus. O Pepe Vucinic. Tocco di Castagnos per Obi, gli porta via il pallone Vidal che poi però non può tenerlo in campo. Rimessa laterale ancora per l'Inter, sempre grandi difficoltà per i giocatori a rimanere in piedi su questo campo, grande umidità. Si gira bene Pazzini, Snyder, colpo di testa di Barzagli, poi Pirlo. Chiellini non vuole rischiare, trova però un bel pallone per Vucinic. Vucinic di prima per Matri che è rientrato da fuori, gioca in tempo, Lucio gli prende il tempo e arriva per mettere in calcio d'angolo. Sempre che ha dovuto rallentare la corsa per uscire dal fuorigioco e ha permesso così a Lucio di rientrare a grande velocità. Lui è molto bravo, queste leve lunghe, andare a chiudere molto bene su Matri. L'Inter deve concedere qualcosa, deve essere aggressiva, tenere la linea alta, recuperare il pallone il più fretta possibile per poi poter ripartire. Occhio a Barzagli, a Bonucci, a Chiellini che vanno a saltare con Matri e con Vidal. Movimento di Vidal sul primo palo, cerca l'anticipo, poi invece arriva il colpo di testa allontanare di Lucio. Marchisio al volo ha centrato Castagnos. Di prima Vidal cerca e trova in qualche modo l'apertura ancora per Pirlo. Rientra Pirlo, scivola Castagnos. Pirlo cerca il sinistro a giro. C'erano almeno due uomini liberi, uno era Vucinic, tutto largo a sinistra. Quando la palla esce su un calcio d'angolo, poi con la difesa che sta uscendo, il rimpallo ha favorito la Juventus. Qui c'è una buona giocata di Pirlo, poi tenta la colpo a giro sul secondo palo. C'era anche Bonucci che si inseriva. Nagatomo. Di forza Nagatomo, subisce anche fallo, si prosegue per il vantaggio, prosegue Obi per l'Inter. Uno contro due, arriva la chiusura di Lichtsteiner. Vidal, grande giocata di Vidal su Castagnos, calcio di punizione.
Andiamo da Massimiliano Nebuloni, Max. Sì, perché inserisce esperienze, forze fresche, Ranieri dentro Stankovic, fuori Obi, e tra l'altro, visto che la Juve è molto abile in mezzo al campo a fare densità, a contrastare gli interisti, sta chiedendo Ranieri di sfruttare di più le fasce laterali. Barzagli per Vucinic. La chiusura di Cambiasso. Sneijder. La chiusura di Lichtsteiner. Pirlo. Marchisio. Aveva fatto il movimento Pepe, non lo vedete inquadrato perché nell'angolo, ecco, è comparso un attimo nell'angolo del televisore, per un attimo si era liberato. Chiellini. Marchisio chiuso da Cambiasso, poi fallo su Sanetti. Vantaggio, si gioca Obi. Sneijder. C'è il movimento di Maicon sulla destra, tiene palla Nagatomo dalla parte opposta. Obi uscirà per Stankovic. Sneijder, Javier Sanetti, Maicon, interno per Castagnos, arriva la chiusura, ma c'è anche Sneijder anticipato da Pirlo, poi male Vidal, Obi, la sua ultima conclusione della partita, e al volo di destra sul fondo, adesso posto per Stankovic. Obi non mi è dispiaciuto perché nel primo tempo insomma qualche percussione palla al piede, sul fondo ci è arrivato per mettere dei palloni interessanti. Ha dato forza e energia a questa squadra, viene sostituito lui, preferisce insomma, mantenere in campo sia Cambiasso che Zanetti e mette dentro Stankovic. Grande esperienza, vediamo dove va a giocare Stankovic. Trequartista, due punte, 4-4-2? No. Trequartista, Castagnos è andato in linea. Ma vediamo. Perché per adesso è un po' disordinata l'Inter. Pirlo. Anticipo di Castagnos, Sneijder ha recuperato Vidal, duello tutto di forza lì. Sneijder voleva il fallo su Castagnos che c'era e si arrabbia troppo, prende il giallo. Le plateali, le proteste di Sneijder, sì, l'aveva fatto qualcosa anche nel primo tempo. L'arbitro non poteva esimersi che alla munizione. Fallo su Castagnos, sì, sì. È netto. C'è. Pirlo cerca lo scatto, Vucinic porta avanti il pallone di petto, è stato bravo Nagatomo a coprire tutta la diagonale per andarlo a chiudere al momento decisivo. Chiellini di tacco per Pirlo, manca adesso l'appoggio di Vucinic a sinistra, Vucinic sta recuperando camminando. Chiellini sull'attacco di Pazzini. Pirlo, Bonucci, Vucinic, chiuso Vucinic, sembra un po' stanco. Sneijder non recupera Vucinic e allora spazio Stankovic da quella parte, deve accorciare Vidal, prova a recuperare Matri per Vucinic e riesce a toccare il pallone sul controllo sbagliato di Sneijder. Kivu, Stankovic, Nagatomo, Lucio, Cambiasso, anche Madre a dare una mano dietro la linea del pallone adesso. Lucio, Cambiasso cerca l'imbucata, non la trova per la chiusura di Vidal. Barzagli, Vidal, meno spazio per ripartire per la Juve, però non c'è fallo su Vidal secondo l'arbitro, si prosegue. Nagatomo, Cambiasso, Vidal è a terra, Stankovic metterà il pallone in fallo laterale. No, invece prosegue Nagatomo. Sneijder, si rialza Vidal, Mazzoppica. Fallo su Sneijder, Pirlo, giallo anche per lui. Quinto ammonito. Gli ha detto a Stankovic buttala fuori. Stankovic ha ingannato un po' tutti con il suo atteggiamento, dobbiamo dirlo, perché l'intenzione era quella di buttarla fuori, difatti aveva rallentato, si è fermato. Poi è ripartito e poi ha giocato una palla e li ha presi tutti di sorpresa. Stankovic è lui che ha dato adito a questa incomprensione. Questo era fallo di Cambiasso intanto su Vidal, c'era anche prima quella su Castagnos, sì. Dopo il fallo è un po' punitivo, quello di Pirlo, perché è punitivo per il fatto di non aver mandato la palla fuori.
giusto il giallo? Giusto, giusto. Pronto a battere Snyder il calcio di punizione. La palla viene messa fuori da Madri dopo che era andato a vuoto Chiellini, che ha rischiato anche di prenderla con una mano. Chivu cerca l'apertura per Maicon dalla parte opposta, non c'è la possibilità di Maicon di arrivare sul pallone. La rimessa laterale ancora per la Juventus. 23 minuti, grande grinta, grande cuore dell'Inter. Meno occasioni nel secondo tempo. È vero, la partita è un po' più bloccata perché la sta facendo solamente l'Inter, la Juve riparte poco, quindi ha meno spazio. Anche la mossa di Castagnos è stata indovinata perché veramente ha tolto spazio da quella fascia. Però insomma l'Inter, secondo me, che abbiamo sempre criticata sotto l'aspetto della determinazione, della grinta, dello stato di forma, sta anche bene in campo, sta dando grande pressione. Snyder per Buffon. Marchisio si appoggia su Madri, l'anticipo di Lusio, poi il tocco di Stankovic. Maicon, adesso la Juve si difende quasi solo, è salita molto l'Inter. Javier Zanetti in mezzo a tre, Zanetti ritiene lì il pallone Chiellini in scivolata. Vidal. Sì, i giocatori della Juve poi sono quasi tutti ammoniti, hanno paura di intervenire. Fallo di Maicon che si arrabbia ancora con l'arbitro, calcio di punizione. Ammoniti sono Chiellini, Pepe, Bonucci, Pirlo e Vidal. Snyder e Chivu dall'altra parte. Qui da dietro mi sembrava regolare il tocco con la punta di Maicon. Cercato Madri in profondità, Madri lascerà il posto, informa Scipione, al coordinamento per Estigarribia, lascerà il posto ad Estigarribia. Si andrà Vucinic a fare la prima punta. Pepe proteggendosi in fallo laterale, fuori Madri, dentro Estigarribia. Sembrava più stanco Vucinic di Madri, ma evidentemente gli dà più garanzia nell'uno contro uno, no? Nel tenere palla, il pallone a difendere, non sta tenendo più una palla, è sempre anticipato Madri, soprattutto da Lusio, che secondo tempo sicuramente sta facendo meglio. Entra dunque Estigarribia. In genere quando entra Estigarribia, Pepe va a destra e Estigarribia va a sinistra. 4-1-4-1. Maicon al 25esimo con le mani, tra poco da Giovanni Guardalà. Cercato Pazzini che gira centralmente per Castagnos, arriva Lichtsteiner, il sinistro non è il suo piede, si vede. Giovanni Guardalà, Giovanni. Sì, deve stare attento Antonio Conte perché all'ennesima protesta poco fa Orsato ha chiamato il team manager della Juventus Fabris, gli ha detto: io adesso con lui non parlo più, alla prossima protesta lo caccio fuori. Ha avvisato anche Rizzoli e gli ha detto: quando ti chiamo vuol dire che devi espellere Conte. Chivu. Tocca Pepe, arriva Vucinic, grande stop di Vucinic, poi Nagatomo interviene bene su di lui. Chivu, Lusio, con i denti l'Inter, Zanetti, Lusio, Cambiasso, Snyder, Cambiasso, Nagatomo. All'indietro per Castellazzi, prova ad attaccarlo Vucinic. Castellazzi a rinvio con il piede mancino, colpo di testa di Pepe. Vidal prende spazio con Cambiasso. Nagatomo. Vidal. Vucinic, solo contro tre. Si appoggia a Marchisio. Movimento di Lichtsteiner, servito da Marchisio. Uno contro uno su Nagatomo. Arriva il raddoppio di Castagnos. Cambiasso a dare pressione a Vidal. Ricomincia da capo la Juve. Buffon. Bonucci. Chiellini. Pirlo. Attaccato da Snyder, Pirlo. Snyder di forza gli porta via il pallone. Ha perso molti palloni stasera Pirlo. L'apertura è per Castagnos. Arriva Buffon. Invece c'è in difficoltà anche fisica, nessuno si propone in avanti, vogliono tutti il pallone da fermo e anche quando lo prende Pirlo, guarda, è costretto a fare qualche dribbling di troppo perché nessuno gli detta il passaggio e stanno facendo fatica. Quasi solo possesso palla adesso della Juve. Anche un po' di paura secondo me nel portare insomma questo risultato in avanti. Un po' di gambetta dici? Sì. Lusio. Pau Cabaio. Dentro il pallone per Castagnos che si arrabbia. Lucio vorrebbe calcio di punizione, l'arbitro dice di rialzarsi. Rimessa da fondo per la Juventus.
buona questa percussione palla al piede, ha ritardato il passaggio, ha stretto la propria posizione Chiellini, che stringe molto ad aiutare i due centrali, ha rischiato anche parecchio perché stava facendo un fallo da dietro su Lucio. È una sfinge Moratti. Soffre in silenzio. Inter è sotto 2-1. Manca più di un quarto d'ora. Colpo di petto di Vucinic. Lucio, Maicon. Stankovic per Pazzini. Va Pazzini, attenti che Castagnossa ha tagliato da dentro. Era una buona occasione per l'Inter. Sottolineiamo i meriti. Era una gran buona occasione per l'Inter. Stankovic, Snyder, Cambiasso, Nagatomo, Snyder, Vidal, Vucinic, Pepe, Vidal. E però che cuore che ci sta mettendo l'Inter. Vanno a cercare di dar fastidio a tutti i portatori di palla. Esce dal pressing però la Juve. Pirlo chiede palla in mezzo e Estigarribia. Eccolo servito, il paraguagio prova a tenerla sull'attacco di Maicon che l'ha seguito. E Estigarribia prova ad andare via col tacco come spesso prova a fare, solo rimessa laterale, non c'è fallo. In precedenza quando Pazzini ha cercato di mettere dentro quei due palloni, Vanucci è stato molto bravo, gli ha fatto ripartire la propria squadra. Rimessa laterale per Cambiasso. Eccolo il lancio in profondità a cercare Pazzini, c'è una spinta e c'era anche calcio di punizione forse per l'Inter. Marchisio. Clamoroso cambio di gioco sbagliatissimo da Lichtsteiner. Butta da Pepe, butta la palla direttamente in fallo laterale, rimessa in gioco per lui. Chiede scusa a tutti, Pepe indica le luci, evidentemente non ha visto arrivare il pallone. Snyder di tacco. Cambiasso, il tocco di Pazzini, Castagnos chiuso. Muro contro muro lì davanti, prova ancora Vidal a uscire. Lichtsteiner parte con Vucinic a destra, cerca di recuperare l'Inter con i quattro di difesa, arriva a rimorchio Vidal. Vucinic cambia gioco per Estigarribia. Ricomincia da Pirlo, con calma la Juve, Chiellini, Estigarribia. Prova ad andare via di forza, Maicon non lo fa passare. Poi Sanetti, Chiellini non lo fa passare a sua volta, esce vittorioso poi dal groviglio, ancora Chiellini. Barzagli sull'attacco di Pazzini, un po' rischioso il passaggio a Barzagli. Ancora servito in profondità Lichtsteiner, scambia molto la posizione con Pepe. È l'unico che ha forza Lichtsteiner, anche personalità per andare sempre a ricevere questo pallone. Buffon, Bonucci, possesso palla della Juve, 31 sul cronometro. Chiellini, Pirlo, Vidal, Pirlo, aspetta la Juve che l'Inter provi il pressing, Vidal, anche l'Inter però sarà un po' stanca adesso, Chiellini, Vidal, Pirlo, sbaglia Pirlo, Bonucci se ne accorge. Viene incontro Vucinic, grande partita di Vucinic. Poi l'errore ancora di Pirlo che stasera ha sbagliato molto. Snyder secondo me ha cercato di sorprendere Buffon, forse il cambio di gioco su Pazzini. Secondo me ha chiesto il cambio prima, si è tolto anche, ha tirato giù anche i parastinchi, ha chiesto il cambio. Polpaccio sinistro, sì. Entra Ricky Alvarez. Tra poco da Nebuloni. Eccolo Ricky Alvarez, Chiellini. Pirlo, Vidal, Snyder zoppica, fatti uscire a lui, Chiellini, Pirlo, Bonucci, Chiellini, tanto possesso palla della Juve, che adesso cerca di andare con Vucinic che si è incrociato con Lucio, non c'è niente, dice l'arbitro. Kivu, Maicon. Palla profonda per Pazzini, dietro c'è Castagnos, Pazzini in area di rigore, vuole girarsi Pazzini, l'ha chiuso Chiellini che poi protegge l'uscita di Buffon.
Sono sempre belli questi movimenti in profondità alle spalle del difensore esterno di Pazzini, servito molto bene. Qui è bravo Chiellini a recuperare la posizione, andare al raddoppio e portare via questa palla. Questa è un'ottima azione difensiva. C'è stato uno scontro, è finito a terra Chiellini. Andiamo però da Max Nebuloni. Max. Sì, esce Sneijder che ha finito la benzina, l'ha ipnotizzato Ranieri ad Alvarez e gli ha detto: ti voglio vedere lottare, gioca sempre in verticale. Sì, perché il problema di Alvarez ogni tanto, perché prende palla, gioca sempre indietro, quindi guardare in avanti, subito verticalizzazione per i movimenti di Castagnos e Pazzini. E ancora a terra Chiellini. Ah, è questo colpo che ha preso una Sneijder che lo ha bloccato, si è sentito dopo il dolore per la botta e si è accasciato a terra. Ricky Alvarez è cresciuto nel Vélez, dai 7 anni ai 20 anni con l'esordio in prima squadra ha giocato, però subito dopo l'esordio si è rotto il crociato del ginocchio destro, è stato fermo un anno, si è fatto male a giugno del 2008 e è tornato a maggio del 2009 con l'Huracán di Pastore. Poi nel 2010 gioca titolare per 26 partite, ha segnato un gol, nel 2011 ha vinto il campionato con il Vélez e l'ha acquistato quest'estate. Dunque l'Inter e ha subito detto che il papà, quando aveva 6 anni, la prima cosa che fece, gli fece indossare la maglia dell'Inter. 34 minuti sul cronometro, la rimessa in gioco è per Chiellini. Prova ad andare via Vucinic. Chi vuole indietro per Castellazzi? Sempre Vucinic a dargli fastidio, c'è spazio però per Castellazzi che va a rilancio lungo. Barzagli in netto anticipo. Vidal controlla bene a centrocampo. Poi gli porta la palla Stankovic in coppia con Cambiasso, cercato Castagnos, esce ancora Barzagli con un signore dall'area di rigore, ha toccato anche l'avversario che rimane a terra, l'arbitro dice che non è fallo, sta parlando con i giocatori dell'Inter, ha usato sempre lo stesso metro, Chivu mette il pallone in fallo laterale. L'anticipo mi sembrava regolare da parte di Barzagli che sta facendo una partita straordinaria, sempre attento negli anticipi bassi di testa, non si è fatto mai superare a parte un'occasione nel primo tempo quando c'è stata la traversa di Pazzini. Qui vediamo il contrasto a terra, ma forse ha preso più uomo che palla, sai. Ci poteva stare, è vero, sì. Sembrava più netto il tocco sul pallone del vivo. Ricordiamoci Castagnos è un ragazzo del 92, molto giovane, considerato un grande talento lui Castagnos, di origine francese ma naturalizzato olandese, cresciuto nel Feyenoord. Si è messo in luce nel mondiale under 19 a 17 anni. Benitez lo voleva per il Liverpool prima di arrivare all'Inter. Pazzini, Cambiasso, prova a darla dentro, c'era stato un inserimento senza palla di Castagnos, poi Marchisio, Maicon spinge ancora l'Inter, dentro per Cambiasso che non ci arriva, fuori Pepe per Vidal. Marchisio apre tutto per Pepe, controllo di Pepe che riesce a mantenere il possesso della palla ma non a servirla all'Ixtiner. Sanetti, 36 minuti, non abbiamo visto grandissime occasioni nel secondo tempo. È vero, Lucio. La Juventus ha difeso con ordine, anche se l'Inter, attenzione. Pazzini in area di rigore, prova a far scorrere, poi si gira l'arbitro e gli dice di non provarci neanche. Pirlo, Estigarribia, prova ad andare Estigarribia, la chiusura di Lucio che non arriva, Estigarribia, poi c'è da vedere l'occasione precedente, Estigarribia in area di rigore, Castellazzi in calcio d'angolo, danno il fallo di fondo, secondo me calcio d'angolo, l'ha presa col piede sinistro, ha fatto una grandissima parata, è rimasto in piedi fino all'ultimo e ha allargato il piede, andare a chiudere, la tocca nettamente, qua non si vede ma da qua secondo me lo vediamo nettissimo, sì, sì, sì. Beh, ma i guardaline stasera così così. Cambiasso, Chivu, Stankovic, Cambiasso, Nagatomo, Stankovic, tocco di Vucinic, dentro il pallone per Marchisio che non può controllarlo, Chivu dopo Lucio. È pronto Castellazzi al rinvio. Castagnos rientra solo ora da fuori gioco.
Per questo anche non poteva Castellazzi lanciare lungo. Javier Zanetti, Cambiasso. Adesso con l'orgoglio l'Inter. Lucio. Cambiasso. Zanetti prova a metterla profonda. Colpo di testa di Chiellini, che ha litigato con Pazzini per arrivare sul pallone. Poi Sticarribi ha fermato. Ricky Alvarez. Bello il pallone centrale per Pazzini in area di rigore. Pazzini, calcio d'angolo per l'Inter. Sì, buona questa verticalizzazione sulla prima punta. Pazzini lasciato troppo solo dentro l'area di rigore, alla fine Bonucci ha accorciato molto bene. Questa è l'occasione precedente, ma l'azione già in diretta. C'è il traversone di Maicon con la palla allontanata, abbiamo rivisto, io però non sono riuscito a vedere che stavo vedendo in diretta. Chivu che la dà dentro. Lucio è in fuori gioco, calcio di punizione. Juventus sta difendendo molto bene con i quattro giocatori della difesa molto stretti. Si abbassano parecchio, Pepe da una parte e Sticarribia dall'altra. E stanno tenendo bene sia Maicon da una parte e Nagatomo dall'altra. Vediamo, fuori gioco. Questa invece è l'occasione precedente. No, è lui che si aggrappa con la mano. Non c'è dietro, niente. Guarda, qui la vediamo bene, bella questa immagine. Guarda come tiene lui Barzagli. Bello replay di Astori. Si spingono un po' tutte e due. Lui tiene Barzagli. L'arbitro ha detto di lasciar perdere. Arriva il cambio. Dentro Alex Del Piero e fuori Vucinic. 7 minuti, qualcosa di più con recupero per Del Piero. Dopo il minuto invece giocato. Pallone in profondità per il colpo di testa di Nagatomo con il Genoa. Del Piero, Vidal, Lichtsteiner, Vidal. Quelli che sentite sono i tifosi della Juve. Lichtsteiner in profondità a cercare Del Piero che è fuori gioco. Calcio di punizione per l'Inter. 40 sul cronometro, sempre 2-1 per la Juventus. Chivu cerca la profondità, Chivu vuole Castagnos. Castagnos di forza, Pazzini, fischiato il secondo fallo, quello di Pazzini probabilmente, che ha sbilanciato Bonucci. Sì, contrasto aereo. Bonucci cerca di tenere la linea molto alta, ma poi si abbassano molto in fretta perché Chivu mette questo pallone profondo dentro l'area di rigore. Ci sono stati due stacchi aerei, uno su Castagnos e l'altro su Pazzini. L'arbitro ha visto un ponte. Andiamo da Giovanni Guardalà. Giovanni, dopo l'ingresso in campo di Del Piero, intanto le indicazioni di Conte proprio per lui, deve andare lì in mezzo, però dice non cercare la profondità, vieni incontro, tieni palla, insomma un modo anche per gestire al meglio la manovra della Juventus. E poi Sticarribi ha detto in fase difensiva deve andare a fare il quinto difensore a sinistra. Arriva Ricky Alvarez, all'indietro per Zanetti, Ricky Alvarez e Sticarribi in copertura, anche Marchisio a recuperare. Ricky Alvarez taglia centralmente, salta e Sticarribia, salta anche il rientro di Del Piero, sempre Ricky Alvarez, buono il pallone interno, al volo Pazzini, grande azione di Alvarez, bella conclusione, bellissima di Pazzini. Caparbio in questa azione sicuramente Alvarez, perché non ha voluto dare una palla scontata ad allargare sull'esterno, ma ha voluto cercare veramente la profondità, subito la verticalizzazione per Pazzini che si coordina anche bene, non trova la porta, ma è quello che vuole Ranieri da questo ragazzo. Il rilancio profondo di Buffon. Colpo di testa di Stankovic. Castagnos non riesce a dare continuità alla sua azione l'Inter per il serrate finale. Pirlo. Chiellini. Fa anche più fatica naturalmente a cercare il pressing. Del Piero attaccato e messo giù da Lucio che chiede subito scusa, calcio di punizione per la Juve. Ha bisogno come il pane la Juventus di questi movimenti incontro di Del Piero, a difendere il pallone, a far salire la squadra, a prendere anche questo fallo e a far rifiatare la difesa che nel secondo tempo insomma è sempre stata sotto pressione. Pirlo è pronto a battere, se ne va Del Piero. Pirlo non ha nessuno che si muove vicino a lui, è lasciato incredibilmente da solo, si affida a Sticarribia che vince un contrasto. Chiellini, ecco la pressione dell'Inter. Castellazzi, 42 sul cronometro. Vuole rinvio Castellazzi. Stacca di testa Pepe. Poi la palla arriva a Del Piero, posizione regolare. Del Piero in area di rigore. Del Piero! Cicca di destro Del Piero! Colossale occasione sbagliata da Del Piero. Non è da lui. Forse è entrato troppo
da pochi minuti, insomma, ma questa è una palla che lui ha avuto tutto il tempo di controllarla, metterla sul piede destro e doveva incrociare sul secondo palo, ma l'ha colpita veramente male. Nagatomo, era veramente il match ball per la Juve. Stankovic, Ricky Alvarez, Maicon, arriva il traversone di Maicon per Castagnos, fa la torre per Pazzini, commette fallo, colpisce Rick Steiner, comunque era arrivato Buffon, calcio di punizione per la Juve. Qui rivediamo l'occasione per Del Piero, che è in posizione nettamente irregolare, anche se abbiamo fermato leggermente prima del colpo di testa. Bisogna capire se l'ha toccata o no, l'ha toccata di testa. Per dargliela, sì. No, dico il secondo colpo di testa. Perché c'è stata una leggera spizzata, io pensavo lì. Sul primo è regolare, mi sembra. Cambio nella Juve. Mi sembra di no, almeno, era un po' larga il quale. Fuori Vidal e dentro Pazienza. No, ma era diretta a Pirlo, non c'era nessuno della Juve là. Sì, c'era uno della Juventus. No, c'era un difensore dell'Inter, magari lo rivediamo, sì. Vabbè, comunque è andata fuori, sì, quindi ha un'importanza assolutamente relativa. Calcio di punizione per la Juve. Commesso fallo su Del Piero, da qualche minuto l'Inter non ha avuto più la gara, sì, la voglia, sì, la forza fisica di andare a pressare alto. Insomma, non è facile, perché l'ha fatto per tutto il secondo tempo, adesso cerca, ti viene anche un po' l'ansia, no, di poter recuperare il risultato, cerca quasi qualche pallone lungo di troppo. Cerca invece la bandierina Pepe contro Nagatomo, ha saltato addirittura Pepe, poi da palla all'indietro per Pirlo, troppo lunga, Alvarez all'indietro per Maicon, sembrava l'idea Naisli, nessuno sta in piedi. Ricky Alvarez vuole rientrare sul sinistro, la tocca con la punta, Bonucci lo ferma in fallo laterale, non vuole mollare il ragazzo. Ancora Alvarez con le mani, è entrato in campo in maniera positiva comunque Alvarez. Bene, bene davvero, in quella posizione la sua, quella congeniale dietro le due punte, riceve palla con quel mancino lì, insomma, sicuramente è ben dotato. Arriva la chiusura per Pirlo, Chivu gli porta via il pallone in maniera pulita, di forza, poi sbaglia però, occhio che c'è Del Piero in contropiede, da solo contro quattro. Del Piero va a cercare la bandierina, il fallo laterale, qualcosa di utile. Non tiene su Sanetti che gli porta via il pallone sul raddoppio, prova ancora Del Piero, Sanetti esce ancora da gladiatore, poi il pallone per Lucio, sale ancora il cavallo, dentro per Ricky Alvarez, il tocco per Stankovic, in profondità per Cambiasso, dentro per Pazzini in area di rigore, Pazzini vuole il destro, ancora ribattuto poi Alvarez, anticipato lentissimo qui Alvarez, occhio al contropiede, c'è Pepe, Barzagli ha messo fuori, Pepe non vuole accelerare, sta per iniziare il recupero, aspetta per il possesso palla Pazienza. Dentro per Pirlo, Pirlo per Marchisio, Marchisio aspetta che Del Piero rientri da fuori gioco, poi allarga per Estigarribia che tocca male, Maicon, ancora una possibilità per l'Inter, ma Maicon sbilanciato mette la palla in fallo laterale. 4 minuti di recupero, il primo in corso, anche Marchisio è stanco, con le mani Chiellini che cerca e trova Del Piero, Del Piero all'indietro per Pazienza che allargherà a destra. Tutto a destra per Pepe contro Nagatomo. Pepe tiene il pallone in campo, lotta contro Castagnos e Nagatomo, alla fine l'ultimo tocco è il suo. Si arrabbia Pepe che rischia, e Pepe rischia, è già stato ammonito. Però l'Inter ha guadagnato troppi metri. Inquadrato Copelli. 46 minuti. Pirlo, rientra Pirlo, il pallone per Del Piero, attaccato da Cambiasso, si rialza Del Piero, doppio fallo, calcio di punizione. Che grande professionista, come è entrato in campo, è entrato molto bene in campo, a parte l'occasione che ha fallito prima, qui c'è il fallo di Cambiasso. Un ruolo quasi all'Altafini che per l'ultimo anno gli sta riservando per il momento Conte. Oh, poi intendiamoci, qualche giocatore si arrabbia quando gli dici all'Altafini. Ricordiamo che Altafini quando nella Juve entrava faceva sempre gol. Sì, Altafini, Massaro è stato un altro giocatore del genere, sono giocatori importanti. Le partite non si vincono mai in 11, quelli che dalla panchina sono sempre determinanti per la conquista di una partita, di un successo, di un campionato, assolutamente. Ci prova Pirlo.
prova la barriera, poi Nagatomo. 2 minuti alla fine, perché secondo me si allungherà leggermente il recupero. Con il tacco riesce a tenere Pepe il pallone. Marchisio a dar fastidio a Nagatomo. Chiede scusa Copelli, ha sbagliato, aveva dato la rimessa laterale all'Inter, invece alla Juve ha chiesto scusa Copelli. Ho sbagliato. Problema alla spalla per Nagatomo, che è finito a terra nell'occasione precedente. Sta per iniziare l'ultimo giro di orologio, si guarda bene la Juve dall'affrettare i tempi. L'Inter ancora un refolo di speranza. Pirlo. Palla passa ancora, c'è un altro contatto con Nagatomo che commette fallo su Del Piero, che ha già preso 3 o 4 punizioni di grande importanza. È entrato bene anche da quel punto di vista, subito pronti via, quei movimenti in conto ad aiutare la linea difensiva di centrocampo e a prendere dei falli importanti e far rifiatare la propria difesa. Calcio di punizione per la Juventus. Io credo che abbia ancora qualcosa da giocare l'Inter se riprende il pallone, perché ha perso un po' di tempo la Juve, l'arbitro qualcosa farà ancora recuperare, immagino. Dovrebbe comunque. Possesso palla sempre della Juve, che la perde però mai con in profondità. Pazzini fa sportellate, Barzagli da copertura, Bonucci che anticipa anche Stankovic e poi va a rinvio lungo. Corre ancora Pepe, c'è Nagatomo in copertura. Nagatomo non la mette giù, non la controlla, fa un pasticcio e forse su questa rimessa laterale si chiudono le speranze dell'Inter. Juventus batte Inter 2-1.